Attraverso la sconfinata distesa dell'universo, gli scienziati stanno svelando per la prima volta un miracolo cosmico che sta ridefinendo la nostra comprensione dell'universo. Nel profondo dei densi ammassi stellari risiede qualcosa di straordinario, le stelle. Ma queste non sono stelle ordinarie, ma colossali esseri celesti, noti come stelle supermassicci. E ora, la loro esistenza è stata rivelata dallo sguardo acuto del James Webb Space Telescope. Preparatevi, perché tutto sta per cambiare. Benvenuto in Scienza Mania, è tempo di esplorare. Quindi, per prima cosa, secondo il modello standard della cosmologia, dopo che l'universo ha lasciato il Big Bang, ci sono voluti tra 500 milioni e 1 miliardo di anni per la formazione delle prime stelle. Questo, tuttavia, sta cambiando. Well, that's the problem. The James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart. All of a sudden we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Now, it takes many billions of years to create a galaxy, like the Milky Way galaxy, with 100 billion stars, many billions of years old. But the James Webb Telescope has identified six galaxies that exist half a billion years after the Big Bang, that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. That shouldn't happen. Abbiamo trovato non solo singole stelle, ma ammassi di stelle nell'universo primordiale, e questo ha lasciato interdetta l'intera comunità scientifica. So now, let's tune the telescope in to galaxies being born. And oh my gosh, who ordered this? We're finding galaxies in the Dark Ages. Gli ammassi stellari in questione sono chiamati ammassi globulari, antiche sacche di cielo nate circa 13.4 miliardi di anni fa. Non sono solo il gruppo di stelle più massiccio e antico, ma condividono anche caratteristiche distintive, variazioni compositive tra le loro stelle. Immagina questo: stelle nate insieme, fianco a fianco, che emergono dallo stesso grembo cosmico di gas e polvere che collassano. Tuttavia, nonostante la loro origine comune, mostrano marcate differenze nell'abbondanza di elementi come ossigeno, azoto, sodio e alluminio. Questo enigma, noto come anomalia dell'abbondanza, ha sconcertato gli astronomi per anni, sfidando i loro tentativi di decifrare il puzzle cosmico. Imperterrito dalla sfida, il team di ricerca ha intrapreso una ricerca per svelare i segni di questa stella supermassiccia. Something is wrong. We may have to revise our theory of the creation of the universe. Now, I personally think that the solution to the problem is these are not baby galaxies at all. They're actually monstrous black holes. Black holes that formed after the instant of creation. That's baffling scientists because they don't fit in the normal sequence of the birth of a galaxy. So I personally think that we're actually looking at monster black holes where perhaps new laws of physics are emerging. And again, if you can figure all this out, there could be a Nobel Prize waiting for you. Si sono rivolti alla visione a infrarossi del James Webb Space Telescope, cercando di intravedere gli ammassi globulari nelle loro fasi iniziali. Attraverso le straordinarie capacità dei loro telescopi, scrutarono nello spazio profondo e fissarono gli occhi su GNZ-11, una delle galassie più antiche e lontane conosciute dall'umanità. Situato a 13.3 miliardi di anni luce di distanza, il Lunga WST cattura le galassie nella loro infanzia, vecchie solo poche decine di milioni di anni, rendendole un terreno di caccia ideale per i giovani ammassi globulari. Sono state le diverse proprietà della luce a guidare le loro indagini. Gli elementi chimici hanno modelli unici di assorbimento ed emissione, lasciando impronte digitali che rivelano la composizione dei corpi celesti. Gli astronomi analizzano attentamente la luce emanata da GNZ-11, portando alla luce due importanti informazioni che stanno portando avanti la loro ricerca. Abbiamo determinato che GNZ-11 contiene una proporzione molto elevata di azoto e un'abbondanza di stelle, ha commentato Daniel Scherer, membro del gruppo di studio e professore di astronomia all'Università di Ginevra. Questi risultati forniscono un quadro chiaro, dimostrando la nascita di diversi ammassi globulari all'interno di GNZ-11 e la presenza di stelle supermassicce attive al loro interno.
con il James Webb Space Telescope come guida, amplieranno la loro visione di galassie lontane, esplorando altri ammassi globulari e cercando schemi che confermino la loro teoria. Mentre l'umanità si avventura nell'ignoto, armata di conoscenza e sete di comprensione, siamo umiliati dall'enormità e dalla complessità del cosmo. E con ogni svolta, ci avviciniamo sempre di più alla soluzione del segreto nascosto tra le stelle. Con la performance di Webb, era solo questione di tempo prima che l'universo risplendesse di una nuova luce. Cosa ne pensi? Lascia i tuoi commenti qui sotto e non dimenticare di iscriverti. Cosa avete da dire? Lascia i tuoi commenti qui sotto e non dimenticare di iscriverti a Scienza Mania, perché insieme esploreremo.